Sì, dopo quando si arriva a quei momenti lì non è facile, però domenica scorsa abbiamo subito al 93esimo il gol e questa volta l'abbiamo fatto alla fine. È logico che abbiamo sbagliato tanto, gli abbiamo concesso l'uno pari in maniera un po' brutta, stiamo commettendo un po' di troppi errori e tante volte anche sotto porta adesso ci manca un pochino di cattiveria per andare a fare il gol, no? Bisogna chiudere le partite e invece rallentiamo e adesso ultimamente ogni episodio che ci capita prendiamo gol, perciò bisogna stare molto attenti, siamo contenti per il risultato, sappiamo che dobbiamo migliorare tante cose, ma è logico che il risultato, i tre punti erano importanti visto che domenica li meritavamo e non li abbiamo presi. Oggi è arrivato alla fine, però credo che la partita sia meritata. Lei ha visto i difetti, invece i pregi, è stata una sola squadra in campo, come lo dicono anche il numero dei corner, che sono 10-0. Sì, è vero, però ci è mancato quella. Sì, è vero che abbiamo sbagliato un po' di gol, però sull'1-0 per noi, a mio parere, abbiamo un po' smesso di giocare, abbiamo concesso qualche ripartenza a loro, invece lì bisogna cercare di andare a chiudere la partita con un po' più di cattiveria. L'abbiamo fatto sull'1 pari, ci siamo riusciti alla fine, ma prima dell'1 pari abbiamo avuto 4-5 palle gol importanti e teniamoci il risultato sapendo che dobbiamo ancora migliorare tanto, soprattutto sul ritmo. Non seguire l'avversario, ma quando si va in vantaggio bisogna tenere un ritmo alto per riuscire a raddoppiare, perché le partite non sono mai finite. Insomma. Il suo prossimo avversario, il primo derby, è ancora presto per capire un po' la realtà delle squadre, cosa aspettarsi da questa partita? Sì, no, le prime 3-4 partite sono sempre convinto che dipendono tanto anche un po' dalla condizione fisica delle squadre, perciò ci sono dei risultati strani e diventa difficile. Dopo 3-4 partite si comincia, la condizione fisica diventa più o meno uguale per tutti e lì escono i valori. Perciò è un'altra partita importante dove dobbiamo andare a giocarcela, convinti che abbiamo delle qualità. Però non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo abbassare il rito, non dobbiamo essere presuntuosi, deve essere una squadra umile che allora riesce poi a far uscire le qualità che ha. Di Tommaso, giocando in questo modulo, ha libertà di fare quello che vuole, di svariare, quindi possiamo sfruttare le sue qualità, ha un gran tiro e non è la prima volta che riesce a sfruttarlo a nostro favore. Per fortuna abbiamo fatto questo gol alla fine, una partita secondo me che possiamo gestire molto meglio, dobbiamo crescere su tanti aspetti, però se partendo da questa base portiamo a casa i tre punti, se riusciamo a crescere allora possiamo fare davvero molto bene in questo campionato. Tu come ti stai trovando in quel centrocampo? Ma io mi sto adattando un po' al modo di giocare, perché giocando a tre sono praticamente, tocco la palla pochissimo, poi mi metto sempre una marcatura uomo, quindi non riesco neanche a entrare nella linea dei centrali per far gioco così, quindi cerco di adattarmi per il bene della squadra. Ripeto, abbiamo tanto da crescere, anche in questo miglioreremo, spero di riuscire più magari a toccare qualche pallone su qualche giro palla, invece noi spesso siamo molto individualisti, però ripeto, questo fa solo che ben sperare, perché se giocando così riusciamo comunque a portare a casa i tre punti, se miglioriamo anche nel gioco magari le partite possiamo chiuderle prima e possiamo essere più tranquilli.